Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e anche oggi ragazzi tantissime news per quello che riguarda il futuro di Fortnite, i giorni che stanno per arrivare. Ieri sera vi ho caricato un video per riprendere un attimino tutte le notizie. Parliamo oggi di nuovo del Fortnite Trial, quindi tre ricompense sono un pochettino, diciamo, uscite meglio le informazioni, ora ve le vado a dire, ma parliamo anche di alcune indiscrezioni che sono state dette per quanto riguarda nuove armi, nuovi veicoli e tanto altro. Ovviamente non mancano molti leaks. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che mi supportano nello shop con il mio codice creator Xyuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che si tratta proprio di una novità incredibile. Una nuova radio sta per arrivare su Fortnite. Sto parlando ovviamente delle stazioni radio che possiamo ascoltare quando entriamo nei veicoli. Non abbiamo ancora ben chiaro il nome, ma sarà una radio dedicata a Rocket League, quindi molto probabilmente avrà dei background musicali che sono utilizzati anche come colonne sonore dell'altro gioco. Addio comunque alla radio DJ Yonder, questa probabilmente ve la ricordate, per qualche motivo verrà completamente eliminata e appunto sostituita da questa nuova stazione che ci accompagnerà in tutti i nostri viaggi in macchina su Fortnite. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché anche qui una modifica per tutti i giocatori che hanno acquistato la skin T-800. Quella praticamente che, come sapete, fa parte del set di Terminator insieme a Sarah Connor e tante altre cose. Per chi non la vuole più è possibile fare un rimborso. Non sappiamo in realtà bene perché abbiano deciso di dare questa possibilità. C'è scritto molto semplicemente nella descrizione che sono state apportate alcune modifiche alla skin e quindi chi non la gradisse più la può restituire. Se per caso pensate di avere fatto un acquisto che non vi è piaciuto, fatelo, non avete tantissimi giorni, ma è gratis, quindi date un'occhiata, rimborsatela se non vi piace. Secondo me, ragazzi, se non avete preso Sarah Connor, prendetela, perché è veramente molto molto bella. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, se riesco a trovarlo, eccolo qua. Attenzione, questo è molto importante per tutti quelli che hanno il codice supporta creator, ragazzi, il nuovo supporta un creatore. Siamo andati nella fase 2.0, controllate la vostra mail perché Fortnite vi avrà sicuramente inviato un messaggio che vi annuncia il nuovo supporta creator 2.0. Che cosa c'è di nuovo? Innanzitutto dovete aggiornare tutti i vostri dati, dovete dargli i dati fiscali anche se non li avete ancora forniti, dichiarare che siete maggiorenni, se non siete maggiorenni deve essere il vostro genitore o un tutore legale ovviamente a garantire per voi. E soprattutto la grande novità è che innanzitutto dovete farlo prima del 26 aprile, altrimenti verrete automaticamente esclusi dal programma del supporto a un creatore, quindi mi raccomando. La seconda cosa è che avete, ve l'avevo fatto vedere, eccolo qua ragazzi, se voi voi avete la possibilità di convertire i soldi che vi dovrebbero versare in V-Bucks. È una novità questa, come vedete qua stiamo guardando il post di un giocatore che ha convertito e si è visto accreditare 118.336 V-Bucks. Io personalmente non lo farei, preferirei comunque prendere sempre i dollari e quindi ci sta, ma se qualcuno lo volesse fare troverà nell'apposito form di compilazione anche questa possibilità e quindi verranno ogni mese automaticamente accreditati i V-Bucks in base all'importo che dovevate invece ricevere. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché nuove informazioni per il Wintel Trial. Ragazzi, ieri sera so che tantissimi di voi hanno provato ad entrare sul sito
trials.fortnite.com e hanno avuto dei problemi, ragazzi. Effettivamente hanno fatto anche delle modifiche e, che ovviamente non sono pubbliche, ma il sito è stato giù per un'oretta abbondante. Poi io ho provato intorno alle 23:30 e funzionava, quindi loggatevi su Fortnite con il vostro account, andate sul sito che vi ho appena detto ed entrerete appunto nel nuovo evento Winter Trials, che come vi ricordo avrà tre ricompense disponibili: la copertura, che è l'ultima ricompensa, l'adesivo, che è una palletta di neve, e subito appena accedete invece lo spray. Che cosa dovete fare nel Winter Trials? Niente di che in realtà, dovete semplicemente stare attenti ogni giorno, giocare a Fortnite ovviamente, almeno 20 minuti mi sembra di aver letto, e votare quale preferite tra le modalità che vengono proposte. Non saremo noi direttamente a giocarci, come già vi avevo detto, ma saranno dei grandi streamer, quindi NickH30, Alixia72Hours, tanta roba, ragazzi. A noi in realtà frega niente di quello che fanno gli altri, io immagino che voi guardiate semplicemente le ricompense, quindi mi raccomando, accedete ogni giorno, completate tutti gli step e portatevi a casa i vostri regali. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, molto rapidamente, per tutti quelli che non hanno ancora preso il pack di Lanterna Verde qui, non è Lanterna Verde questo qua, è porca vacca, come cavolo si chiama, l'Arciere Verde, oh raga scusatemi, non sono così proprio, adesso sto pensando ad altre cose. Pochi giorni ancora per riscattarlo prima dell'arrivo di V, la nuova skin, Green Arrow si chiama. Ma attenzione, la cosa che ci interessa è l'ultima riga: Join the Fortnite crew to unlock the exclusive Green Arrow crew pack before he rotates out of for now. Quindi non è detto, ragazzi, che non rivedremo più Green Arrow, potrebbe ritornare in futuro per tutti i membri della Fortnite crew, quindi mi raccomando, pensateci, e se lo volete prendere ancora pochi giorni. Chiudo con l'ultimo argomento di oggi, quello più interessante, perché sono state confermate, almeno per questo, per quanto possiamo essere sicuri, da parte di un leaker che è molto molto vicino al team di Epic Games, che stanno per arrivare delle nuove mod per quanto riguarda armi e veicoli. Vi avevo già fatto vedere un video simile qualche settimana fa, questa immagine è molto curiosa perché c'era anche lo spezzone del gameplay di questo sparagnomi, non sappiamo bene il perché abbiano deciso di inserirlo, del Burst Burr si chiamava questo, quindi una specie di mitraglia che probabilmente sarà una delle nuove armi esotiche che arriveranno prima del termine di questa season, che avrà come particolarità quello di rallentare gli avversari. E quello che ci interessa di più invece è la possibilità di poter personalizzare i veicoli. Stanno girando queste due immagini da un bel po' in rete e sono davvero tanta tanta roba, perché se veramente mettessero la personalizzazione dei veicoli con tanto di possibilità di scelta per quello che riguarda l'arma, in questo caso stiamo vedendo un pick up con sopra una minigun, una torretta, sarebbe una roba veramente stravolgente. Non aspettiamoci niente di esagerato, niente che sarà appunto OP, almeno per quello che mi riguarda, ma le modifiche, i file di gioco ci sono, non sappiamo in che modo, non sappiamo quando, ma incrociamo le dita e speriamo di vedere tanti tanti aggiornamenti. Insomma ragazzi, io anche per oggi tutte le news ve le ho dette, vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su lasciatelo, iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso sulla piattaforma viola. Ciao!